Nella mente di un giovine di famiglia borghese, il concetto di vita umana s'associa a quello della carriera, e nella prima gioventù la carriera è quella di Napoleone I. Senza che perciò si sogni di diventare imperatore, perché si può somigliare a Napoleone restando molto, ma molto più in basso. La vita più intensa è raccontata in sintesi dal suono più rudimentale, quello dell'onda del mare, che, da che si forma, muta ad ogni istante finché non muore. Ma aspettavo perciò anch'io di divenire e disfarmi come Napoleone e l'onda. La mia vita non sapeva fornire che una nota sola, senza alcuna variazione, abbastanza alta, e che taluni mi invidiano, ma orribilmente tediosa. I miei amici mi conservano durante tutta la mia vita la stessa stima, e credo che neppur io, da che son giunto all'età della ragione, abbia mutato di molto il concetto che feci di me stesso. Può perciò essere che l'idea di sposarmi mi sia venuta per la stanchezza di emettere e sentire quell'unica nota. Chi non l'ha ancora sperimentato crede il matrimonio più importante di quanto non sia. La compagna che si sceglie rinnoverà, peggiorando o migliorando, la propria razza nei figli. Ma madre natura, che questo vuole e che per via diretta non saprebbe dirigerci, perché in allora ai figli non pensiamo affatto, ci dà a credere che dalla moglie risulterà anche un rinnovamento nostro, ciò che è un'illusione curiosa, non autorizzata da alcun testo.